Siamo su Horror Tale Teaser, che sarebbe una versione horror di Undertale. C'è una versione alternativa. Vediamo com'è. Ah, questo è un Flowey. Credo. Ok, ringraziamenti. Molti anni sono passati da una neutral. Vabbè, vi spiego dopo. Ok, sono passati molti anni dopo che noi abbiamo fatto una neutral su Undertale. E le cose sono andate male. E dobbiamo guidare l'umano fuori da Snow. No, cioè a Snowdin. Eh sì, parlo male l'inglese, grazie. Ah, quello è Papyrus. Dai, di lui mi fido. Cosa c'è scritto? Secondo il cartello, Snowdin è giusto dopo la collina. Io vedo solo Papyrus. Ah, ma Papyrus sta in mezzo. Vabbè, vediamo. Questo è Papyrus? Bel dentista, bravo. Umano! Sei tutto pelle e ossa! Insisto che tu mangi i miei spaghetti! Se l'avessi chiesto in Undertale magari avrei accettato, ma questo è horror, te, mi dispiace. Umano! Devi mangiare per riprendere la tua stamina. Così che tu possa affrontare i miei puzzle. Così che tu possa essere indebolito da loro. E così io ti possa catturare. Sei pazzo. Ma stamina. Come fa a sapere della stamina? Ok, di qua. Sinistra perché boh. Ah. Cosa cavolo? Una mela. Wow. Non ho capito la gran parte delle cose. Sì che le cose sono andate male qua, punto e basta. Perché mi fissi in questo modo, scusa? Ah, dei rovi sulle rovine ok. Chi c'è? A tornare indietro non è un'opzione. Lei. Ah, Tori, il Tori, credo. Ma le liane. Tease? Che vuol dire tease? Che minchia vuol dire tease, scusa? L'ho presa per il culo? Ah, ho capito. Vabbè, dai, lasciamo perdere. Ok, vabbè, sì, non è un'opzione. Cerca di scappare, ma le cose stanno in mezzo alle palle. Parla. Solo recentemente attraverso la porta, ma il boom boom qua continua. Dice che devi tornare a casa anche se ti ammazza come lo chiamo questo qua? Il battito continua. Tu, stranamente, scusi, dici quanto ti dispiace che per averla lasciato andare. Ma sì, ok, vai avanti. E per aver lasciato tutto quello che lei ha promesso, sapendo che c'è di più, che c'è di più di quello che ti aspetta in superficie. Io vedo il tuo cuore si ingrossa pesante, che cazzo vuol dire? E al battito si ferma. Parla. Finalmente la ringrazi. Despite, anche dopo tutto quello che ha fatto, anche dopo anche quanto pericoloso fosse il suo amore. Si vede che vi sfida, sapete, no? Pensi che, no, senti che. Senti che lei è l'unica a cui interessa. La musica si fa. Tease vuol dire prendere per il culo. Ora l'ho capito benissimo. Apri la po. L'avrei fatto in Undertale, ma dobbiamo farlo per forza. Qua mi aspetto pache. Child, bambino, se quello che dice è vero, fammi fare quel che è meglio per te. Aia.
Porca puttana. Ma cosa? Che sto facendo? Scusa, non è questo, non sono io. Questo. Sì, ok. Io e i miei amici siamo stati intrappolati qua per molto tempo, così che ci siamo dimenticati chi siamo. Le tue parole mi ricordano un altro umano che è passato di qua. Un altro umano che l'ha trovato i loro cuori e non combatterli, ma andarsene. E ora, dopo tutto quello che ho fatto, oh bambino, io non mi sarei avvicinato così tanto. So che non puoi perdonarmi, so che quello che ho fatto è imperdonabile, ma ti prego, non dimenticarmi. Dimmi che salverai i miei amici e me stesso, stessa, scusate, da questo posto, breccia non so cos'è. Ah, nessuno sa quello che è accaduto a casa tua. Alla nostra casa. Per favore, permettimi che lo ci salverai. Permettimelo. No, una scelta. Allora, io dico. Voglio. Visto che ho sentito che. Visto che è un teaser, voglio farmi venire tutti i finali. Voglio vedere che succede. Sì, naturale. È stupido da me chiederti una cosa simile. Devo dirti addio. Tori sparisce nell'oscurità. Ah, l'ha presa bene. Mi sembrava strano. Cazzo, ci ha dato fuoco. È brutto giocare con le emozioni di qualcuno. Ok, ho fatto lo stupido. Ah, sì, promettimelo. Ok, te lo prometto. Guardami mica che quando lo dici. Porca. Ho preso paura. Promettimi che non morirò qua. Io non posso garantirti niente perché, cioè, non posso garantirtelo. Sì, naturalmente. Sì, stessa roba di prima. Sì, ciao. Ok, scusa. Scusa. Ah, è tornato indietro, ha accettato le mie scuse. Che c'è? Non le accettate. Quell'ultimo frame non mi è piaciuto assolutamente. Lo sapete? Sì, va bene, rifacciamo. Te lo prometto. Ah, grazie, bambino. Sei buono a pensare bene per me. Anche dopo quello che sono diventato. Diventata. Ah, questo è il teaser giocabile, lo sa. Sono impreparata. Dio. Di offrirmi per il viaggio, per il tuo viaggio. Forse un'altra volta. Sarò di maggiore aiuto. Ora va veloce. Prima che mi dimentichi. Prima che impazzisca di nuovo in pratica. Toriel sparisce nell'oscurità. Non è che ora metta anche le spalle, vero? No, brava persona. Non si capisce bene i comandi qua. Ok, non possiamo andare giù. Sapete che giù non c'è niente. Papyrus, no. Ah, di qua possiamo andare bene. Chi c'è di qua? Cos'è sto rumore? Sento un parapapà. Cosa cavolo è? Ah, se. Ancora vendere hot dog, sei? Un po' di speranze. Ehi, amico, come va? Ragazzo, mi sembri affamato. Any minute, I will find you. Basta, non ho capito un cazzo dell'ultima frase, va bene? Non so cosa vuol dire. Che ne dici di un bello dog per risuonarti? Dai, senso, di te mi sono sempre fidato, dai. Ma porca puttana! Un dog. Ah, diceva un head dog in arrivo.
Fate che la pronuncia è quella in pratica. No. Oh, avanti, ragazzo. Ci vuole tempo per fare un perfetto hot dog gratis. Ci ho messo molto sudore e sangue in questa cosa, cioè, non letteralmente. Nel senso, sai quanto sudore e sangue ho messo in questa cosa? Uguale. Solo che lui l'ha messo letteralmente. No. Il tuo funerale. Si è fermata la musica. Ci lascia passare? Porca stronzo, non ci lascia passare. Sì, un head dog in arrivo. Battuta un po'. Ti avevo detto di non andare troppo vicino. Ok, siamo costretti ad andare da Papyrus allora. Su, su. I comandi. Non capisco. Ok, Papyrus, cosa c'è? Buono. Bla 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 bla. Ah, ok, accetto. Tanto. Fantastico, non ho mai visto un umano mangiare così tanto. Allora, com'è? Allora, mi ha portato solo sfortuna a dire molte cose, quindi, buono. Delightful. Che vuol dire? Un capello. Aspetta, ma gli scheletri non hanno capelli. Oh cazzo. No, dai, Papyrus non è il tipo di queste cose. Ah, eccellente, umano. Ora che hai mangiato, possiamo continuare con il nostro gioco. Devi informare Sans. Cazzo, della buona notizia. Veloce, seguimi alla tua imminente cattura. Primo piano, complimenti per il dentista. Ci seguiamolo. Grazie, ho paura di Sans adesso. Già una volta mi è bastato. Anzi, 2 volte. Ah, sta dormendo. Sono stupido, ma vabbè. Ah, ok. Un suono più forte. Allora, urli, ma la tua voce è troppo debole. Servirebbe un suono più forte. Tipo. Meglio così. Ok, non se n'è accorto, dai, che cu. Aspetta un secondo, ma che cazzo ci fai là in fondo? Ma scusa. Ah, beh, è imbarazzante. Chiedo scusa se c'è stato tutto una preparazione. Non ho nessun puzzle ancora, nessun puzzle pronto adesso. Ma penso che tu sia pieno di domande su cosa stia succedendo qua. Ah, naturalmente. Perché non le chiedi a Sans? Isacir è un buon oratore. Sono sicuro che sarà entusiasta di mettere alla prova la tua mente. Cosa? No, è a posto. Oh, avanti, fratello. Mostrali il tuo lato solare. Va avanti, umano. No, no, voglio vedere una roba. Ah. Eh no, è se quell'altro senso, che cavolo. Ascolta, amico, ti ammiro che stai cercando di farti uccidere. No, senti, non ho voglia di occuparmi di queste stupide domande. Allora, quindi vattene. Sens? Sii buono. Ma sbagli è andato giù. Ah, non ho sbagliato io. Voglio che l'umano sia felice. Prima che incontri il suo destino. L'ho detto a scatti. Ah. Allora. Toriel. No, è da un po' che non vado da lei. Forse ho fatto l'errore di dirgli che succede qua e non l'ha presa bene. Non credo che l'abbia presa davvero bene. Infatti potresti dire che di aver rovinato la vita, ma porca puttana, anche in questo gioco rovinato è nelle rovine. Ma ehi, nel lato positivo
Almeno lei non è più da sola. Sento sempre delle voci venire fuori da quella porta. Sembrano come le tue, di panico e stridule. Ma non mi interessa. Alvis, non l'ho ancora vista. Non so come rispondere a questa domanda. Penso che siamo morta. Già, probabilmente. Brutto gioco. Ma una cosa, a volte, quando un umano fallisce un puzzle, pezzi di lui proprio spariscono. Ma che cavolo fai un puzzle di lui? Ah, dici quello là che ha perso la faccia? Quello era strano, vero Sens? Ok, ce l'ho. Trolling, Through the Wood, non so cosa si voglia dire. E un umano ha fallito il puzzle. Un puzzle. Ma quando abbiamo visto la sua faccia era. Mancava. Ah, e tutto come tutto quello che c'era sopra le spalle. Era bizzarro perché, da quello che so, gli umani servono quelle cose per i puzzle. Intende che l'abbiamo trovato senza testa. E non posso immaginare quale malato mostro vada in giro tagliando teste. Poco fa tu mi hai ucciso, lo sai? Cos'è quello sguardo? Lo so, lo sai benissimo. Bastardo. Il mio fratello lì è ottimista per quello, per noi. Ma hai idea di quanto lavoro ci voglia per fare un puzzle? Fare tutto in ordine, che abbia senso e che sia bello a vedersi? Ci vuole sempre. Intendo che non c'è nessuna differenza tra noi. Che per noi non c'è differenza. Fortunatamente noi abbiamo l'eternità. Già, siete bloccati qua. Ma non è solo questo. Da quanto ho sentito, i suoi puzzle non sono davvero suoi. Ah. Chiedi che sto dicendo? Ho visto un altro puzzle di un altro e gli è piaciuto così tanto che lo sta provando lui, che lo sta provando da solo. Ovvio, sono un po' differenti. Mi piace com'è andato. Le spingo. Ma davvero, se non sono originali, pensa quanto tempo ci voglia. Ascoltami, ragazzo. Non importa quanto tempo tu ci metta. Oh cazzo, non mi piace quello. Ti dico che il tuo tempo qua sotto è limitato. No, quegli occhi là non mi piacciono, lo sai? L'ha già fatto una volta. La seconda non mi piacerà. Oh, è una famiglia che ti aspetta? Genitori, amici. Ah, oh, che carino. Ma dubito. Sembri piuttosto miserabile per un umano. Un umano amato. Ti prendo più per un. Nessuno mi nota. Sono troppo povero per amici e dei buoni vestiti. Capito? Troppo cattivo? Ma non è niente. Le cose qua sono ancora peggio. Perché siamo tipo intrappolati in questa città per l'eternità? E stiamo morendo di fame? Il nostro era un dittatore? Siamo tutti bloccati in un brutto posto. Quindi benvenuto al party. È Undyne. È Queen Andic. Allora, non so cosa voglia dire, ma non voglio interdurlo. Ora, è molto rude. È molto cattiva. Credo che tu voglia dire che lei e io non vediamo occhio per calzino ai socket, boh, cosa vuol dire? Personalmente io la voglio morta, ma poi chi resterebbe per governare questo paradiso? Ah, la regina adesso, che
palle. Qualcuno dovrà poi farlo. Ed è molto entusiasta di portare avanti il genocidio umano. Dunque, per me, ho lasciato perdere sul pensare cosa sia giusto e cosa sia sbagliato. E basta così. Ci vediamo. Andiamocene. Nope. Ah, non è stupido. Di nuovo? Ah. Le ossa sono un po' diverse da quelle di Undertale, ma va bene. Ma non sei pronto? Sì. Allora, cosa hai deciso? Sì, vabbè, ok. Allora, senza aspettare oltre, che cominci il puzzle! Ah, finito così. Undertale. Il gioco è finito qui, ragazzi. Vi è piaciuto? Ovvio che è solo un teaser, quindi il gioco vero andrà più avanti. Sinceramente io vorrei vedere come venire a finire. Perché non è proprio brutto. Ha quel. Sembra quasi Necropsaria, non credete? Sono un po' più pauroso. Ok, ragazzi, ci vediamo qui e ciao a tutti.